Che tutto vi passa sopra, può essere una grande qualità come una grande sfiga, vi passa sopra tutto. E allora quando cerchi di dire cazzo dai, svegliamoci, facciamo una cosa, il primo pensiero che vi viene è cazzo fa numero un bo cazzo, è questo. E allora in un momento che solo voi, perché siete fuori di testa, potete capire la realtà, perché solo uno che la guarda alla rovescio capisce. E allora guardi, dai uno sguardo ai mezzi di comunicazione che vengono qua, probabilmente diranno che non c'era nessuno, probabilmente diranno che Napoli è persa, probabilmente diranno le stesse cose che avete sentito per anni a Napoli. Beh, mentre c'è questo, vediamo riempirsi di grandi problemi questo paese, che se non lo guardi alla rovescio, coi piedi su e la testa giù, non lo capisci. Ora, Jenny Caronia che sia responsabile di tutti i mali del mondo, io non ci voglio neanche credere. Jenny Caronia è uno... Ma no, non voglio fare neanche un'ovazione perché so che è di questo quartiere, per l'amor di Dio. Ma non è possibile che noi... Sono caduto anch'io nella trappola. Tu e della massoneria, fratelli dell'Andrangheta e della Camorra. Di chi dobbiamo essere fratelli? Voi ne sapete qualcosa, avete associazioni antichissime. C'è l'associazione disoccupati dal 1860, io li conosco. D'altronde la storia parla, lo Stato italiano voi non l'avete mai visto, vi ha fatto solo cattiverie e siamo venuti a dirvelo in tempi non sospetti, non sotto comizio. Vi hanno portato via tutto, avevate inventato tutto, quei Borbone, cazzo, Carlo V ha fatto tutto di Napoli, vi hanno portato via tutto. E di che cazzo d'Italia parliamo? Allora, qual è lo Stato che ci protegge? Dov'è lo Stato? Dov'è lo Stato che fa solo ordini di pubblica sicurezza? Quando c'è un disagio, si va allo stadio, sono tutte gente disagiata, dovresti anche capire le cause di questa gente. Io non lo so, non sono un non mi interessa il calcio. No, non mi interessa il calcio. Ma noi, se dovessimo definire il nostro gruppo, il nostro movimento, non siamo degli ultras, non siamo degli ultras della politica, non siamo quelli che si incazzano e vanno dentro e tirano giù qualcosa, non siamo ultras che protestiamo quando danno 7 miliardi e mezzo alle banche mentre la sinistra fa dei cori dei partigiani di sinistra. Non siamo ultras noi che andiamo contro queste lobby. E allora un po' di quel cuore ce l'abbiamo.
siamo un movimento pacifista, siamo un movimento senza violenza, siamo un movimento ecumenico, per l'amor di Dio. Ma questo è un paese che non c'è più, lo Stato non c'è più. Che rapporti abbiamo con lo Stato? Lo Stato si manifesta con un poliziotto antisommossa che è un disgraziato anche lui a 1200 euro al mese. Si manifesta cosa? Con una lettera alla posta, e sei terrorizzato dalla tua posta. Una volta erano gli amici che ti arrivavano qualche cartolina, adesso ti... guardi, c'è, non c'è, è arrivata, non è arrivata. Ma numero un boga, cioè, è sempre così. Siete terrorizzati da una classe politica che ha fatto scempio della vostra terra. E allora quali fratelli? Fratelli del nord che vi hanno portato tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici qua. Di che cazzo dobbiamo parlare? Io devo calmarmi. Io mi vedo già i titoli dell'Unità, Grillo elogia l'ultras, Grillo inno alla violenza, me li vedo già i titoli di questi, questo è il vero fascismo, è la depistazione, depistare completamente sempre la verità, depistarla, creare dei capri espiatori per togliere l'informazione vera, è questo il vero fascismo che viviamo. Senza questi mezzi di comunicazione così asserviti al potere non saremmo in queste condizioni. E allora lo sappiamo adesso, dammi un po' d'acqua, lo sappiamo adesso con Fico. Fico, dammi un po' d'acqua, apri il tappo. Fico, che è lì, l'hai detto quanto guadagni? L'hai detto? L'hai già detto? No. Allora, aveva diritto a uno stipendio di 24.000 euro al mese, all'anno. Come presidente della vigilanza, aveva diritto a 30.000 euro all'anno di spese per il suo ufficio. Bene, lui in 8 mesi, 10 mesi, quant'è? No, quanto tempo? 12 mesi ha speso 280 euro. E io ho fatto i conti, ne ha imboscato 30 euro, perché dove l'hai messo? Allora, noi di che cosa abbiamo bisogno in questo paese? Non abbiamo bisogno di amministratori così. Non è difficile. Questa gente va in crisi perché non capisce, non ce l'ha nel DNA che uno può fare un lavoro per passione, per spirito di passione, fare un qualcosa per gli altri, per i cittadini. Non ce l'hanno, non capiscono. E allora ti guardano come un mostro, diventi lui. Io sono stato definito da questo nano pieno di farde che zampella in televisione a terrorizzare le vecchiette dicendo: Grillo, se va Grillo vi toglie la pensione, Grillo è cattivo, ha detto, Grillo è cattivo, non Grillo non è cattivo, è cattivissimo con quella gente lì, non cattivo. E allora dobbiamo, sono cattivissimo, è certo, lo sanno benissimo cosa faremo nei primi 100 giorni, perché noi abbiamo fatto quello che abbiamo detto, cari signori. E allora c'è una regola sola in politica, non puoi fare politica, Dio mio, se menti, la gente è stata mandata via in tutto il mondo per delle mezze menzogne. Ricordatevi Clinton, non l'hanno mandato via per l'hanno mandato via perché ha mentito, ha detto che non era vero. E noi abbiamo gente che mente dalla mattina alla sera, e poi mi dicono: perché non sei andato da Lebettino? Lebettino, l'ho visto lì alla partita, Lebettino, c'era Gigi a Carogna e sopra c'era Renzi a Menzogna. Ma dove? Ma te lo immagini se sugli spalti c'era Pertini? Te lo immagini Pertini, prendeva la pipa, scendeva giù e prendeva a pipate qualsiasi ultras tatuato. Allora quello che vi voglio dire, perché non hai parlato con lui? Ancora questa domanda. Non ho parlato con lui perché è uno che mente, è uno che prima di sedersi lì al tavolo mi ha detto: vieni qua Beppe, ha fatto l'amicone, ha detto vieni qua, mettiamo la televisione in diretta, tu che sei sempre in televisione. Ma ha detto no, non la mettiamo in diretta, abbiamo messo la nostra web camera. Ma la televisione lui non l'ha voluta, e mi ha detto: Beppe, vieni qua, dai, non ti chiedo niente, non ti chiedo la fiducia, niente, tira giù, non ti chiedo niente, voglio solo che stai zitto e mi stai a sentire.
mi stai, stai zitto e mi stai a sentire. E io sapevo già cosa mi avrebbe detto. Mi avrebbe detto il compitino, avrebbe detto il nostro programma, abolire le province. Io avrei annuito, facendo la figura del coglione. E allora mi sono anche chiesto, ma chi è lui che mi dice di stare zitto e sentire il suo discorso? Chi è lui? Chi rappresenta lui? Io in fondo rappresento 10 milioni di italiani, lui non rappresenta un cazzo. E allora, è cinico, non riesco neanche più a scherzarci, tieni, non riesco neanche più a scherzare, non riesco neanche per... Non fate cori, non aspettano altro, ci sono le televisioni. Cori inneggianti dei soliti fan. L'unità, 4 milioni di finanziamenti pubblici, il secondo giorno che governeremo questo paese, tagliamo i fondi. Bene. Il giornale, 4 milioni di soldi pubblici, il terzo giorno tagliamo i fondi. Lo sanno. Il quarto giorno, Sole 24 Ore, giornale della Confindustria, non esiste al mondo una Confindustria che abbia un giornale e una radio. E 22 milioni, tagliamo i fondi nel quarto giorno. Il quinto, aboliamo l'albo dei giornalisti, via l'albo dei giornalisti, non esiste al mondo. E se non cambiamo la RAI, se non cambiamo l'informazione pubblica, questo paese è morto. Ero io 5 anni fa, era il 2005, sono passati tanti anni che non mi ricordo più, che andavo nelle piazze di tutta Italia a dire cazzo la Parmalat è fallita, non comprate, non investite i risparmi, che è fallita. Ci fosse stato un TG di 30 secondi che avesse detto guardate che abbiamo letto un bilancio da ragionieri e non può stare in piedi, avrebbe salvato il risparmio di 30.000 famiglie. Ero io che andavo ai consigli di amministrazione della Telecom, non c'era il movimento. Silenzio, non c'era il movimento, lasciateli lì. Là. Poi ti faccio parlare. Vuoi parlare? Allora, vabbè. Cioè, grazie Gioia, grazie. Dammi un bacino. Il politico. Ciao amore. Vai tranquillo. Va bene? Allora io andavo, non c'era il movimento, non sono venuto qua a chiedere voti a nessuno, tanto so benissimo quale sarà il vostro comportamento, sarà quello che vi faranno fare, non andare a votare. Lo so già. Vengo qui perché sono affezionato e siete fuori di testa come lo sono io, perché mi piace il vostro caggiafà, mi piace tutto di voi, la musica, siete estroversi, siete tutto il contrario di tutto. Allora, io prima delle elezioni, prima del movimento, compravo 3 azioni, andavo alla Telecom a dire come si fa a regalare con 3 telefonate di 3 banchieri la nostra dorsale delle telecomunicazioni. Se andate a vedere le prime 100 aziende nel mondo sono di telecomunicazioni, noi ce la siamo venduta. Come si fa a fare come fa De Benedetti, che va nelle università a spiegare l'imprenditore etico, l'imprenditoria etica, uno che ha disintegrato l'Olivetti, che è ancora famosa nel mondo. Quando entra, io voglio sapere, prima di fare un'indagine fiscale sui politici, la voglio fare anche su questi imprenditori, perché se abbiamo 2.100 miliardi di debiti, questi debiti chi se ne è mangiati? Chi li ha fatti? Allora voglio sapere quanti soldi aveva De Benedetti prima di entrare nell'Olivetti. Voglio sapere quanti soldi ha fatto con l'Olivetti e quanti soldi aveva quando è uscito dall'Olivetti. Perché l'Olivetti aveva 70.000 dipendenti e 30.000 ingegneri. Oggi ha 400 dipendenti che montano una stampante coreana. Voglio sapere perché perde 1,9 miliardi con Sorgenia, quindi anche con finanziamenti pubblici delle rinnovabili, che è il futuro, si è mangiato 1,9 miliardi, va al Monte dei Paschi di Siena e gli prestano 600 milioni, un terzo del suo debito. Prova a farlo te, prova ad andare a una banca e come garanzia metti il debito della tua società, a vedere che cazzo ti dicono. Questo è il paese di questa gente qua, e loro lo sanno, conoscono i lobbisti. Si stanno spargendo, si sono divisi una cupola, la cupola, dammi l'acqua, una cupola, togli il tappo, no, tu sei presidente, non puoi fare quei lavori umili.
Allora, noi siamo a guardare questo paese che è capovolto, senza fare niente. Un'economia che non sta più in piedi. Allora, perché io sono qua a parlarvi? Perché abbiamo fatto questo movimento? Perché? Mica per sostituirci a un'altra classe politica. Siamo stati costretti. Costretti a pensare un altro mondo, a pensare un piano B, a pensare un'altra economia, un'altra politica, che non sia il PIL, lo spread, il spending review, parole che non conosciamo. Siamo costretti a immaginarci un altro, perché non funziona più niente. Non ha funzionato il comunismo, grande idea di comunità, ma è stato applicato male. E non ha funzionato questo cazzo di capitalismo di rapina, di finanziarie e di banche, che ha portato al collasso. Banche che stampano soldi dal nulla. Abbiamo nel mondo 200 trilioni di soldi virtuali stampati dalle banche. Ma oggi una banca che cazzo è? È un algoritmo. Non c'è niente dentro la banca. Non c'è niente! Se vai lì... Perché applaudi? Non ci sono neanche più i tuoi risparmi, quella cazzo di banca lì. Me lo applaude. Siamo masochisti, lo vedi che siamo masochisti? Lo sappiamo, ma non possiamo farne a meno. E allora se 5 correntisti vanno dentro a chiedere i loro conti, a chiuderli, vanno in crisi, non ce li hanno. E emettono soldi, emettono carte di credito, emettono assegni, così. E abbiamo 200 trilioni di valuta che gira il mondo e la ricchezza del mondo, il PIL del mondo è 70 trilioni. Quindi abbiamo una ricchezza che è tre volte, una bolla enorme. Siamo seduti su una bolla enorme. Gli unici che sopravviveranno siete voi, perché siete sopravvissuti a tutto, cazzo, la bolla. Ma non mi rompo un cazzo, di nuovo la bolla. Però il mondo va giù. E poi la bolla scoppia nell'economia reale. E allora... Io giro, cerco di fare il possibile, vado dentro le banche, vado a vedere dov'è la mappa del potere, vero? La mappa del potere, vero? Lo sapete meglio di me. Dov'è? C'è una piramide con 147 banche sopra, 13.000 piccole multinazionali sotto, che controllano 43.000 multinazionali di tutto il mondo. L'1% delle multinazionali controlla l'altro 40% e l'1% sono banche. Tutto è incrociato. La BCE che emette soldi e può stampare soldi per l'Europa, dentro la BCE c'è la Bundesbank, c'è la Morgan Stanley e dentro la Bundesbank c'è la BCE, sono incrociati. E c'è questa metafisica del debito che gira. Non capiamo neanche più, non ti fanno capire. È il loro gioco e non farti capire, come da una legge che loro riescono a decifrare, perché a due palle così stanno lì. Se voi leggete qualsiasi legge in Parlamento, è scritta in modo che non si capisca neanche da chi la firma. Il comma 7 che modifica il comma 18 della legge 15, della legge 19. E adesso per la prima volta dopo 40 anni entra uno di questi e lo guardano perché si accorgono che è un modificato geneticamente. Perché? Perché ferma? Perché è onesto. Guardate che io sono una persona per bene, onesta, ma non mi sento migliore del disonesto. Io non ho fatto un corso per essere onesto, non c'è una teoria per essere onesti, un insegnamento per essere onesti, o lo sei dentro per cultura dei tuoi genitori. Mio padre mi ha insegnato tre cose, quattro forse, aveva 50 anni più di me quando sono. Era del 1898, che cosa poteva insegnarmi? Però mi ha insegnato che la correttezza, la parola, la dignità, non lo vedevo uscire con le amanti, usciva con mia mamma, ha tirato su, ci ha dato una casetta per i figli, mi ha insegnato quello che era e io insegno quello che sono ai miei figli, non ne ho. E quindi essere onesti è un tic, o ce l'hai o non ce l'hai. E loro per la prima volta scoprono, loro che vanno a vedere la legge, allora il comma 7 vanno a vedere e vedono che si sono spartiti il paese. Si sono spartiti il paese le lobby di destra e le lobby di sinistra. La peste rossa l'abbiamo portata noi in Europa nel 1300, i genovesi, sbarcando con una nave da Malta arrivava in Sicilia e dalla Sicilia si è espansa in tutta Europa e ha fatto fuori metà della popolazione esistente in Europa.
Ma quello che ha fatto fuori metà popolazione non era la peste, il pidocchio e i topi, erano le misure precauzionali per non prendere la peste. Allora bruciavano i campi, non lavoravano più e la gente moriva di mille malattie, di mille, di inedia, di fame. Oggi abbiamo delle pesti che sono rosse, che si manifestano come cura ma sono la malattia. Si manifestano nei forni, negli altoforni di Taranto, si manifestano a Piombino, si manifestano nel Monte dei Paschi di Siena, si manifestano nel TAR, si manifestano in Parlamento e nelle leggi. E allora leggi che potrebbero incriminare e far incriminare il politico colluso col mafioso vengono cambiate sotto i vostri occhi e sotto i nostri occhi, con le parole, la semantica. Cambia una parola, cambia il senso di una roba. E allora ecco che diminuiscono le pene al mafioso, la collusione al mafioso. E allora si può imprigionare, mettere in carcere un mafioso solo se prende soldi. Ma il mafioso non prende soldi. Perché poi bisogna che ci accordiamo a che cosa sono le parole, che cos'è la mafia. Che cos'è oggi un'associazione a delinquere. Signori, un'associazione delinquente, non c'è più il mafioso, il camorrista che pensa, c'è ancora il camorrista che può dettare leggi nei quartieri, per l'amor di Dio non nego mica questa evidenza, ma ormai che pizzo prendono dai negozi che sono tutti chiusi, si difendono con un po' di contrabbando, qui ci sono, in questi quartieri qua, come nei quartieri di Genova, c'è un'economia alternativa che si sviluppa, perché qua non c'è mai lo Stato, e allora uno sopravvive facendo un'economia alternativa, e ci sono delle idee della Madonna! E allora, cos'è un'associazione a delinquere? Ve lo dico io cos'è un'associazione a delinquere di stampo mafioso, ve lo dico io. Da chi è composta un'associazione a delinquere di stampo mafioso? Ve lo dico io. Da un uomo d'affari, da un banchiere, da un politico, da un commercialista e da un notaio. A volte non c'è neanche il mafioso. Ed è quello che sta succedendo. La mafia, l'andrangheta, la camorra, cazzo, va dove ci sono i soldi, i piccioli, dove c'è il grano, dove ci sono i soldi, i grandi lavori, va nel TAV. E allora il TAV, per fare il TAV, gli scavi del TAV hanno bisogno di una legge in Parlamento fatta per fare accordi con la mafia, una legge. E allora c'era, si chiedeva il certificato antimafia alle aziende che partecipavano agli scavi del TAV, adesso non si chiede più. Si adotta la legge francese per fare i lavori in Italia. La legge francese non prevede il certificato antimafia ed ecco lì. Oggi ne hanno arrestati quanti oggi? Otto. Allora, per l'Expo, non a Napoli, a Milano. Non a Napoli, non a Napoli. E lì forse c'era... Vuoi vedere che sotto la colpa era di Gini a Carogna, era lui che architettava tutto? E allora perché si è mossa la magistratura e si sta muovendo? Perché 15 giorni fa siamo entrati noi nei cantieri con due pullman, con 40 parlamentari, siamo entrati. E abbiamo parlato con una persona straordinaria, abbiamo visto un campo di 1 milione di metri quadri dove non c'è un cazzo. E io dico, ma non c'è un cazzo, mi ha detto guardi, faremo tutto, non si sorprenda. Ma no, non è che mi sorprendo, sono incazzato, non è che mi sorprendo, non c'è nulla. Perché? Perché dov'è il trucco? È innanzitutto far passare un campo di 1 milione di metri quadri come campo agricolo in edificabile. E poi i lavori erano attorno, i lavori erano cemento, calcestruzzo, raccordi, autostrade, un'autostrada da Monza che arriva a Milano di 15 corsie. E poi era dopo l'Expo, dopo 6 mesi che hanno fatto l'Expo, c'è lo stadio, strutture, abitazioni, cemento, è lì il business. Perché un campo con delle tende che fai assaggiare a un cinese un formaggio pecorino, ti dice ma cosa sei, stronzo? Ma noi possiamo, l'Expo deve essere frammentato in tutta la Lombardia, in tutta Italia. L'Expo doveva essere l'Italia, porca puttana, arrivano 20 milioni di persone, la porti qua, li fai vedere, li fai Margellina, li fai mangiare la pizza come un barolo, oppure li porti a vedere il parmigiano come lo fanno, il prosciutto come lo fanno, e li fai sballare i cinesi. Quando sentono il nostro olio d'oliva non lo bevono neanche se lo spalmano addosso al cinese.
E invece fai un campo di merda con un telone a fargli assaggiare la campionatura del nostro cibo. E allora entriamo lì e quello che mi dice stia tranquillo, faremo tutto. Io ho detto non sono tranquillo. Beh, oggi l'hanno arrestato. L'hanno arrestato con tranquillità. E lui spera e confida nella giustizia. E allora se succedono queste cose, e per la prima volta, 3 giorni dopo che facciamo noi questa incursione, per la prima volta la magistratura adesso si sente spalleggiata da un movimento che contiene 10 milioni di persone. E allora andremo avanti così, non con violenza, a colpi di magistratura. Vaffanculo il nano che va in televisione a menarlo ancora. Basta. Il nano va lì per salvare le sue aziende che sono decotte. E finiranno così. Ma che uomini sono? Che uomini sono che hanno condotto il paese per 10 anni e adesso sono lì al servizio, ai servizi sociali con i malati di Alzheimer. Quell'altro scappa in Libano. Se ne scappa la mente occulta di Forza Italia, che ha formato la Forza Italia, ha creato i collegamenti con la mafia, se ne va e sta là malato in Libano. Sono uomini questi, sono uomini. Ma io sarei sceso dal mio aereo personale, mi sarei consegnato in prigione, avrei detto come stavano le cose, vaffanculo, invece scappano e scapperà anche questo qui. Le sue aziende sono decotte. Mediaset perde 200 milioni, non state meglio voi in Rai perché ne perdono 200, forse anche 400 il prossimo anno. Le aziende editrici tipo la Mondadori sta perdendo, i giornali stanno perdendo, sono decotti, stanno andando giù, quindi questi uomini meravigliosi che hanno fatto 1000 promesse e non ne hanno mantenute uno, dandosi la colpa uno dall'altro, noi lì non vanno. Vedete? Questo è Bettino qua, Renzi, non mi viene neanche più voglia di prenderlo per il culo, perché all'inizio mi sembrava uno da prendere un po' per il culo, era un bamboccio, andava lì a fare un po' di cabaret, vedevo gli stili che faceva, copiava un po' il camper e poi faceva il computer, faceva finta di scrivere, fatto che lancio un hashtag, poi ho visto che è esattamente come Monti, come Letta, perché prosegue la stessa cosa e hanno una malattia. Devi guardarli dal punto di vista psichiatrico, non ce la fai più a capire se no. Dal punto di vista psichiatrico c'è una malattia che si chiama alexitimia, è la stessa cosa. Alexitimia vuol dire che uno non ha la capacità di riconoscere le emozioni altrui perché non riconosce le proprie. Quindi hanno dei disturbi della personalità, diventano cinici. È precisissimo. Guardate che questo signore qua, io l'ho conosciuto, dove è nato, a Pomigliano. Sono arrivato a Pomigliano, sempre arrivato dalla discarica di Giuliano, arrivavo sempre, e mi invitano in un baretto, era un baretto. Un bar piccolo, con tanta gente ma piccolo, e ho visto una decina di persone così. C'era lui, tutti con gli occhi sorridenti, col visi belli, di 20 anni, aveva 20 anni, cazzo adesso ne ha 27, è il vicepresidente della Camera. E questo è un sogno, cazzo è un sogno. E sono io emozionato davanti a te. Sono io che cazzo, che vuol dire che abbiamo lavorato bene, che abbiamo fatto delle persone. Sono io emozionato davanti a te, sono io che cazzo, che vuol dire che abbiamo lavorato bene se abbiamo fatto delle persone come voi, abbiamo fatto un grande sogno, cazzo un grande sogno, è condiviso da milioni di italiani, è veramente la felicità, cazzo, è la felicità, e ci riusciremo, cazzo se ci riusciremo, non abbiamo dubbi. Abbiamo fatto un sondaggio, siamo all'87%. Bisogna convincere quel 13% che sono tutti napoletani. Cazzo!
Stanno molto preoccupati, sono molto preoccupati. Io ho tutti i giornalisti che vengono, mi aspettano sotto casa, sotto l'albergo, prendono la stanza vicino alla mia, vengono in aereo, prendono il treno. È infernale questo bombardamento, ma io poi li faccio impazzire, perché io poi mi diverto, perché sono tutti bravi ragazzi questi qua, prendono 10 euro a pezzo, 15 euro a pezzo, quindi io ce l'ho coi mandanti, non con loro, coi mandanti, devono venire loro. Però loro vengono mandati non per fare delle domande e prendere delle risposte, non hanno bisogno di risposte, devono prenderti una frase, uno sbaglio, per creare uno slogan e fare i loro titoli nei telegiornali immediati. Grillo risponde a quello con cazzo, Grillo risponde a quello, oh, numero un buon cazzo, perché i titoli saranno questi, TG1, numero un buon cazzo, il solito Grillo che parla male. Io parlo male, ne sono orgoglioso, porca puttana, va bene? Io grido e ne sono orgoglioso, perché è una rabbia che ci ha unito in questo sogno, la nostra rabbia, ed è una rabbia buona, non è una rabbia da sfasciare tutto, non è una rabbia di violenza, è una rabbia che ci ha portato coi banchetti di notte e con il gelo e con la neve a raccogliere le firme, è una rabbia che ci ha portato a diventare il primo partito d'Italia. Allora, È una rabbia sana, è una rabbia sana, è la parolaccia è buona, la parolaccia ci vuole perché veicola un concetto con più violenza, lo veicola più semplicemente. E allora noi ci devono solo che ringraziare, non chiamarci i grillini, ci hanno sempre snobbato, i grillini incompetenti, questi grillini comandati dall'alto. Abbiamo adesso 73 candidati per le europee, ci siamo conosciuti a Milano, ci siamo conosciuti, piacere Grillo, piacere Giulio, piacere, ma non ero io che vi ho nominato, come faccio a non conoscervi se vi ho nominato io? Non ho nominato nessuno, sono stati eletti democraticamente. Come facciamo tutto democraticamente? Abbiamo fatto la legge sulla Costituzione, 230.000 cittadini hanno detto la loro sulla Costituzione, abbiamo una Costituzione che forse è la migliore che esista, altro che la loro, perché si applicano l'Italicus, questa gente che non è in grado e non può perché è anticostituzionale, perché un Parlamento è eletto da nominati e non dal popolo, con le elezioni non può fare legge elettorale. Bene. Se applicassero l'Italico, non ne parlano più infatti, se applicassero la legge elettorale che hanno fatto loro per tenerci fuori, parlo dell'Italico che si va al ballottaggio, vinciamo noi, cazzo. Vinciamo noi anche con la loro legge, è fantastico, non hanno scampo, non hanno scampo, non hanno scampo, e noi andremo avanti, andremo avanti. E allora l'Europa non ve ne frega niente, io posso anche capire che non ce ne frega niente, perché abbiamo di nuovo un primato con l'Europa, l'Europa, essere europeo, ma che buttati, dai, buttati, cosa hai da perdere, cazzo. No. Allora, che cosa vuol dire? Allora, su 300, nel 2009, su 375 milioni di aventi diritto al voto, 225 non hanno votato, vuol dire che se il non voto prendesse dei seggi sarebbe il partito di maggioranza in Parlamento europeo, però c'è un primato che abbiamo noi, 2 milioni di italiani, cioè la popolazione della Finlandia e della Svezia messe insieme, sono andati a votare, 2 milioni di italiani si sono alzati quel mattino lì, sono andati a votare, e dato che non sapevano che cazzo avevano andati a fare, ormai erano lì al seggio, hanno votato delle cazzate, quindi abbiamo 2 milioni di schede nulle e di schede bianche, vuol dire che c'è gente che ha scritto vaffanculo in 18 lingue diverse, è successo anche questo, quindi 2 milioni che vanno a votare e votano scheda bianca o nulla, se riusciamo a intercettare quei 2 milioni abbiamo vinto le elezioni, lo capite, io non voglio che vi andiate voi, per l'amor di Dio, non vi, no, ma rumboga, voi siete, per l'amor di Dio non state a scomodarvi, però che cosa vuol dire essere europei? Che chiesa è questa? Della sanità, la basilica della sanità, della, vabbè, sanità, del quartiere sanità, voi vi chiamate con una parola magica,
Sanità. La sanità si confonde con la salute, sono due concetti diversi. Voi siete in un quartiere sanità e la parola sanità dipende da vari fattori, non dipende da costruire ospedali oppure prendere farmaci oppure diagnosi. Non è questo. Essere in salute dipende da due fattori, cari signori, due fattori. Il grado di informazione che hai, se è corretta vivi, se ce l'hai brutta e scorretta muori come uno scemo. E il grado di salute dipende dallo stato sociale. Più tu abbassi il livello di vita degli italiani, più gli italiani si ammalano e spendi di più in sanità. Ecco perché abbiamo regioni che il PIL della regione, la ricchezza di molte regioni italiane è sulla sanità. L'80% aprire ospedali, farmaci, cure. Oggi si fa diagnosi, c'è un eccesso, un'epidemia di diagnosi. Tu hai cose, magari ce l'hai, e con la raffinatezza delle tecnologie che ti vanno a vedere, fanno dei raggi che ti guardano il pelo del culo in 18 punti, possono scoprire delle cose che non ti avrebbero mai dato fastidio nella vita, che sarebbe, non le avresti neanche mai saputo. Però ti dicono c'è una macchietta lì e vaffanculo. È come quando il meccanico della macchina dice guardi vada, però si può spegnere magari in autostrada. E vaffanculo. È così. E allora più abbassi il tenore di vita, più levi welfare, levi diritti al lavoro, più levi questo, più spendi in sanità. Ma vi sembra un rapporto normale? Noi dobbiamo informare la gente che si può automedicare. Eliminare i tumori non è fare una chemioterapia piuttosto che un'altra, non è un ospedale più un altro. Eliminare i tumori significa eliminare, di bruciare il fossile, bruciare carbone, respirare merda. Eliminare i tumori significa togliere gli agenti chimici dall'acqua potabile. Eliminare i tumori significa togliere dall'aria tutti i fattori cancerogeni che respiri. Porca puttana, è quella la sanità che vogliamo. Bene. Io starei qua due giorni, però dovete parlare voi. Allora, quali sono i candidati europei? Venite, io finisco, venite qua, poi vi presentate nomi e cognomi. Io finisco solo una cosa, vi dico solo una cosa. Ogni in Europa è europeo, cosa significa? Ogni legge viene tradotta in 28 lingue. Non ci siamo neanche messi d'accordo su tre lingue, quattro, 28. Ogni legge 28 volte, 28. Abbiamo due parlamenti. Abbiamo un parlamento che non serve a niente perché determina il volere di 500 milioni di europei. Lo determinano le commissioni, le lobby, le multinazionali. Abbiamo un'Europa di banche, di finanza, che scardina qualsiasi cosa partendo da là. E allora ecco che buttate via le vostre mozzarelle, buttate via i vostri ortaggi, perché le mozzarelle arrivano magari dalla Spagna, i maiali arrivano dall'Olanda. Io sono anni che parlo di queste cose, cari signori, ve lo ricordate? La patata dalla Westfalia che andava in Sicilia, veniva lavata, tornava alla Westfalia, la friggevano, andava a Zurigo, la mettevano in un sacchetto e patatina pai. E noi abbiamo un'economia che ci dice, cari signori, ci dice che un kiwi dalla Nuova Zelanda costa meno del kiwi che puoi coltivare qui. Abbiamo il pesto alla genovese fatto con l'aglio cinese e il basilico thailandese. E ci sembra normale che costi meno. Siamo in un sogno metafisico. Deve finire questa cosa. Noi andremo lì a demolire i trattati che questa gente che ha spolpato il paese, questa peste rossa con 100 sfumature di grigio topo a destra, ha disintegrato il paese, hanno firmato. Fiscal compact, 50 o 55 miliardi di taglio ogni anno per 20 anni. Lo capisci che per fare questo taglio devi svenderti il culo, tutto. Ti devi svendere qualsiasi cosa, dai beni culturali a tutte le aziende, acqua, gas, luce. Non sono barzellette questo, dal prossimo anno. E allora lo fanno già le multinazionali, lo fanno in Grecia, lo fanno in Sudafrica, in Sud America. Prima di darti l'elettricità in casa, tu devi pagare prima con tessere prepagate. Se non paghi, staccano. Staccano l'acqua, gas, luce, staccano la tua vita. È delegata a una multinazionale, se fai causa e se fai casino,
ti portano in giudizio le multinazionali in un processo offshore fuori dall'Italia e lo Stato deve pagargli i danni perché hanno firmato anche questo contratto. 55 miliardi vuol dire delegare 200 università, chiuderle e darle ai privati, vuol dire chiudere gli asili nido pubblici, vuol dire non avere più soldi per gli handicappati. Vuol dire avere i ticket da tutte le parti, vuol dire ripagare sempre le stesse classi meno abbienti, vuol dire disintegrare la vita. Io, mio padre, tuo nonno, hanno dato la vita, hanno fatto battaglie per conservare quel poco di diritti sul lavoro e diritti di... E questi qui ce li portano via, vaffanculo! Va bene? Bene, bene. Il solito grillo che incita al vaffanculo i napoletani. E allora, noi andiamo lì e il trattato del fiscal compact glielo strappiamo davanti alla Merkel con educazione dicendo «Zweig haben Sie verleihende Glasse, bitte zucken Wasser, michele calde zucker». Basta. Magari con un po' più di stile. Poi vedremo. Noi siamo il terzo finanziatore dell'Europa, gli diamo 15 miliardi all'anno, 9 miliardi ce li ridanno indietro, 5 se li tengono, 9 miliardi si sviluppano in progetti, non progetti, in Campania, in Calabria e in Sicilia. La maggior parte che usufruisce di questi fondi nostri che ci ridà indietro l'Unione Europea sono generalmente società pubbliche. Il privato difficilmente arriva a prendere questi. E se vai a vedere come erogano e come fai a controllare, non c'è la possibilità di controllo. Hanno reso complesso anche controllare. Se vai a vedere, c'è scritto progetto 150.000 euro, dati a chi? Pinco Palla SRL. Pinco Palla chi cazzo è? Progetto Cinzia. Che cazzo è Cinzia? Che progetto è Cinzia? 50.000, non c'è nulla di altro. Se i cittadini vogliono controllare dove vanno i nostri soldi, non hanno la possibilità. Allora andiamo noi lì e con un iPhone butteremo fuori, di questo hanno paura, che buttiamo fuori tutta la loro complessità machiavellica per affamare mezzo mondo, noi la porteremo fuori. C'è un Parlamento anche lì, non eletto da nessuno. Noi prenderemo i fondi e i fondi dell'Unione Europea andranno agli agricoltori, andranno ai pescatori, andranno alla piccola e media impresa, andranno al Made in Italy. Proteggeremo anche con i dazi i prodotti del Made in Italy, vero? Bene. Togliamo il pareggio in bilancio. Non vi spiego la complessità di averci un pareggio in bilancio nella Costituzione. Se io voglio sforare, sforo. Se io voglio investire su mio figlio, posso fare anche un debito. Non è che la Costituzione mi dice no, non puoi investire su tuo figlio. Io posso anche indebitarmi o no, ma lo decido io, non una banca straniera. Bene, andremo con tutte queste cose qui, faremo un'alleanza con i paesi del Mediterraneo che siamo nelle stesse condizioni, noi Grecia, Irlanda, Spagna, Francia, Portogallo, andremo lì tutti insieme e se vogliono un euro faremo un euro a due velocità, ce ne facciamo uno meno di noi perché abbiamo un'economia inferiore del 30% a quella tedesca e non possiamo avere il nostro debito in valuta pregiata. Poi, alla fine di tutto, dato che non destiamo sospetti, noi abbiamo già lanciato un referendum che faremo dopo le elezioni e il referendum lo faremo in tutti i casi, chiederemo dopo un po' di informazione agli italiani, faremo un referendum se stare o uscire dall'euro. Lo deciderà il popolo italiano, non quattro coglioni nominati dalle commissioni internazionali. Va bene? Ora io vi abbraccio e parlano loro. Voglio che voi sentiate la bellezza di queste persone. Un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni. No, no.